Al giorno d'oggi in caffetteria le bevande vegetali ricoprono un ruolo molto importante e sono molto richieste dai nostri clienti, quindi vediamo come gestirle al meglio. Focalizziamo subito l'attenzione sulle clips colorate che mi permettono di differenziare le lattiere nelle quali vado a gestire le diverse bevande vegetali. E quindi rosso per bevanda alla mandorla, marroncino per bevanda di soia, giallo bevanda avena, azzurro per latte senza lattosio ad alta digeribilità. Durante il servizio in caffetteria questa è una soluzione importante perché evita contaminazioni di sapore ma soprattutto tutela quei clienti che hanno delle intolleranze alimentari. Ecco, questo è un bel cappuccino con il cuore realizzato con il latte Zimil senza lattosio. Adesso utilizzo la lattiera con la clip gialla per montare la bevanda all'avena. Rispettando le tecniche di montatura di versata che utilizziamo per il latte intero fresco, riusciamo ad ottenere gli stessi risultati a livello estetico anche con le bevande vegetali. In termini di consistenze tattili, gusto e aromi ci sono poi oggi delle aziende che producono delle bevande vegetali che regalano grandi soddisfazioni in tazza. È importante sempre comunque partire con una bevanda fredda intorno ai 4 gradi centigradi e portarla nel finale ad una temperatura di 55-60 gradi. Oggi più che mai il cliente in caffetteria è sempre più attento, esigente e consapevole. Sta a noi accontentarlo. Ci vediamo domenica prossima con un altro contenuto.